nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio che ci ha scelti per essere santi, sia con tutti voi. Ecco, la facile retorica di questi giorni farebbe dire dopo 2 anni ci... No, invece no, perché anche negli ultimi 2 anni questo piccolo segno lo abbiamo fatto. E io penso che Dio ci parli attraverso le piccole cose, non le grandi cose. Certo, tutto quello che è organizzato questa mattina comporta un grande sforzo e l'impegno di tanti, forse è la cosa che impegna di più la nostra comunità durante tutto l'anno, e questo è bello. Però questo gesto qua dà il senso a tutto, perché quello che adesso voi offrite sarà per la Caritas, quindi sarà per aiuto alle persone più bisognose. In questi giorni noi temiamo tanto di dover restringere i cordoni della borsa, perché tra gli aumenti e tutte le crisi varie siamo veramente in difficoltà. Questo gesto ci ricorda però che c'è qualcuno più in difficoltà, e in questi giorni saremo chiamati a guardare oltre l'orticello del nostro della nostra casa, del nostro vivere così in famiglia, e saremo chiamati a guardare coloro che veramente magari non potranno pagare le bollette, non avranno da mangiare, avranno difficoltà a vivere con dignità la loro vita. Ecco, Santa Reparata oggi ci ricorda che l'uomo ha una dignità, che noi siamo chiamati a valorizzare e che siamo chiamati a custodire. Io spero che sia l'impegno di ognuno di noi in questo tempo così difficile. Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, benedetto sei tu, Dio onnipotente, fonte di ogni grazia e corona di tutti i santi. Per l'intercessione di Santa Reparata stendi la tua mano su di noi e sulle cose che ti presentiamo, e fa che non ci dispiaccia di imitare colei che amiamo celebrare. Così, godendo della sua protezione sulla terra, potremo condividerne la sorte gloriosa nei cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
il Signore misericordioso rivolga su di voi il suo sguardo e vi aiuti nel tempo opportuno, vi doni una vita tranquilla e vi faccia abbondare di ogni consolazione, vi protegga con la sua mano potente sulla terra e vi guidi alla beatitudine eterna, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace.
Poi ci ritroviamo, ciao! Thank you.
una copera consacrata. Addio. Questi che vuole, buongiorno. Gemellino non c'è? Sì, quello là. Ah, dai, papà, sono due uguali, non si riesce a distinguere. Thank you.
Con i pane e il salame, grazie.